Buon pomeriggio da Pippo Vardelli, oggi parliamo di baseball e lo facciamo con un nostro ospite fisso perché con noi c'è il vicepresidente del Piacenza Baseball, ovvero Danilo Minoia. Buon pomeriggio e bentornato su Radio Sound. Buon pomeriggio a te e a tutti quelli all'ascolto. Allora, ci siamo finalmente, si tornerà a giocare domani, una giornata molto importante, però prima, domattina, ci sarà un importante avvenimento perché ci sarà la cerimonia di apertura della stagione del baseball e del softball italiano. Sì, diciamo, domani sarà Codogno, sarà il, diciamo, il centro, il polo di tutto il baseball italiano. Baseball e softball italiano che ripartono. E ripartono con questo appuntamento anticipato, perché domani giocheremo solamente noi, poi a partire da mercoledì inizieranno tutti gli altri campionati, dalla 1 alla C, ma anche le altre formazioni di Serie B come noi dovranno aspettare, perché appunto la federazione ha deciso di riservare questo weekend solamente a noi e al Codogno, proprio per celebrare in questo derby in un territorio che è stato particolarmente colpito dall'emergenza, diciamo, dare un segnale di ripresa per il baseball, ma direi nel caso specifico di un po' tutto lo sport italiano, in quanto il baseball è l'unico sport al di fuori del calcio professionistico a riprendere i suoi campionati, seppur con tutte le limitazioni del caso, però a iniziare i campionati col progetto di portarli a termine tutti, compresi anche le giovanili, entro i primi d'ottobre. Proprio per questo discorso che fai, secondo te il baseball potrà avere una sorta di boom dal punto di vista dell'attenzione mediatica, considerando che, tolto il calcio, appunto, c'è solo il baseball in Italia adesso? Ma diciamo che secondo me è stata una decisione, diciamo, fermamente perseguita e voluta dal presidente federale, in primis chiaramente per motivare l'ambiente, per non lasciare un movimento fermo un anno e mezzo, ma secondo me, vista la situazione, giustamente hanno cavalcato anche l'opportunità dal punto di vista mediatico e promozionale, perché sicuramente già anche i contatti che abbiamo avuto con le società, con i media, ci hanno contattato media nazionali, cioè quindi diciamo, veicoli che solitamente non si interessano del baseball o della Serie B di baseball, mentre invece questa volta lo fanno e lo avevano già fatto quando avevamo ripreso gli allenamenti, perché anche sotto quel profilo il baseball è stato un po' un precursore. E quindi sicuramente diciamo, così, il segnale importante è quello comunque di rendere merito a un territorio e un tributo a un territorio molto colpito. Ognuna delle società ha perso anche degli amici, degli addetti, quindi non sarà certamente un momento di gioia, però sicuramente è un momento di rinascita. E quindi il fatto di essere un simbolo per tutto questo discorso sicuramente ci inorgoglisce. Già da aprile il presidente lo disse subito, le prime videoconferenze che si facevano, dire vogliamo a tutti i costi riprendere la stagione, quando lo faremo non lo sappiamo, però quando lo faremo con ogni Piacenza sarà l'opening day. Ha mantenuto la promessa e questo sicuramente ci fa molto, molto piacere, insomma, ecco. Ricordiamo gara 1 domani alle 15:30, poi gara 2 domenica allo stesso orario. È logico che si arriva a questa partita con delle situazioni un po' strane, però che partita ti aspetti e che partita potrà essere? Ma diciamo, già di per sé il derby è una partita dei connotati particolari. Diciamo, Codogno Piacenza è un po' il Piacenza Cremonese del calcio, per intenderci. La partita, anche se noi ci confrontiamo col baseball parmense o reggiano e così via, però sicuramente da ambo le parti da sempre siamo a pochi chilometri ed sono partite molto sentite, quindi già di per sé, indipendentemente dall'emergenza, sono quelle partite che per chi le gioca con una pressione diversa. Ovviamente in questo caso qui è una partita che appunto è preceduta da questi eventi, anche prima della partita ci sarà magari l'attesa, verranno ricordate tante cose, di conseguenza sicuramente dal punto di vista psicologico è la prima partita della stagione, anche ogni prima partita della stagione ha suo significato.
non era possibile fare amichevoli. Di conseguenza c'è stata la preparazione, ma di partite pre-season nessuno ha potuto disputarne. Quindi noi i nostri giocatori ritornano in campo, l'ultima volta è stato ai primi di ottobre ai playoff a Castelfranco. Quindi sicuramente c'è molto al di là poi di tutti i protocolli che vanno osservati, che ci costringono anche dal punto di vista così concreto ad interpretare la partita con certe restrizioni. E quindi sicuramente è una partita particolarissima. Noi comunque, come in tutti i derby, ce la metteremo tutta per portarli a casa tutti e due, ma alla fin fine l'emergenza non ha condizionato molto la nostra rosa. Sono dovuti gioco forza rimanere in Venezuela l'allenatore e l'interbase, per il resto la squadra è quella che noi avevamo così progettato, che avevamo costruito per il campionato che doveva partire ad aprile. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. E sicuramente il Codogno non ci regalerà niente, però non ha mai regalato niente a noi, così come abbiamo sempre fatto con loro. Saranno, penso, due buone partite che così daranno ancora un po' più di sapore a questa ripresa, attesissima ripresa. Ovviamente appuntamento imperdibile domani alle 15.30 per gara 1 e domenica sempre alle 15.30 per gara 2. Ringraziamo Danilo Minoia per essere stato con noi e ovviamente in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, alla prossima. Era Danilo Minoia, vicepresidente del Piacenza Baseball, ospite di Radio Sound Piacenza 24.